Benvenuti nel format più seguito di questo canale. Cosa mi ha ispirato a parlare di questo argomento? Oggi ovviamente si parla di BookTube, di libri, di consigli sui libri. Perché? Perché in realtà, come vi ho detto nel video wrap up di questo mese, è un periodo nel quale faccio molta fatica a leggere, mi trovo nel blocco del lettore e cosa c'è di meglio che andare a seguire dei canali appositi per farsi consigliare delle letture, per appunto rimanere sbloccati, ecco, in un certo senso. Mi è venuta in mente questa cosa, però devo fare una doverosa premessa. Come sapete, il mio canale è nato per promuovere il mio libro e di conseguenza io sono andata principalmente a parlare di libri inizialmente e conseguentemente i primi canali che sono andata a seguire sono canali dedicati ai libri, motivo per il quale non sto qua a nominarvi Lenia Zodiaco e Matteo Fumagalli perché sono appunto i precursori di BookTube, quindi è ovvio che io li seguo e che li apprezzi. Ciò che unisce principalmente le persone che voglio nominare in questo video sono due cose. Prima di tutto gusti simili o anche no, cioè gusti simili fino a un certo punto, quindi io non vado a seguire persone che mi vanno a consigliare dei generi che assolutamente non mi possono piacere, perché non avrebbe senso, per quanto la simpatia delle persone possa invogliarmi, ma io so che questo genere di libri non mi soddisfa. Non ho nominato canali che comunque seguo, ma che mi consigliano delle cose che io poi alla fine non leggo, perché lo scopo di questo Gio Consiglia è quello di divulgare dei canali BookTube che in generale possono piacermi, che consigliano cose che possono piacermi, altrimenti non avrebbe senso. Questo è il primo punto comune. Il secondo punto comune è che un buon consigliatore deve essere empatico in un certo senso, quindi mi ci devo trovare a mio agio sul suo canale, nel modo in cui parla, il tipo di persona che è, i contenuti che porta e come li porta. C'è una sorta di empatia generale con le persone che andrò a nominare in questo video. Questo non significa che le altre persone che seguo ma che non sto nominando mi facciano schifo, tutt'altro, però diciamo che queste persone sono le persone che, per quanto vadano a consigliarmi dei libri a cui io non avevo mai pensato, comunque sono dei buoni influencer di libri per quanto mi riguarda, perché mi viene voglia nel momento in cui loro ne parlano di leggere quel dato libro o di fare quella determinata cosa che portano sul loro canale, cose di questo tipo. Quindi adesso, fatta questa premessa, andiamo a incominciare. Le persone che vi vado a nominare sono tutte persone splendide, quindi non starò a ripetermi ogni volta questa è una persona splendida, questa è un'altra persona splendida, perché sono tutte persone splendide. La prima persona che vi voglio nominare è una ragazza dolcissima che si chiama Giada e che gestisce il canale Reading Can Save Us. Questa ragazza, prima di tutto, appunto, come ho detto, ti dà prima di tutto l'impressione di dolcezza, quindi è la dolcezza fatta a persona, poi magari non è vero, però l'impressione che mi ha dato è questa. Giada è una delle prime che ho iniziato a seguire e che mi ha fatto un po', tra virgolette, da influencer per quanto riguarda alcuni generi di libri. Una rubrica che ha ideato di recente, tra l'altro, è molto molto interessante e praticamente va ad esplorare, tra virgolette, i luoghi letterari, che siano luoghi nel quale sono stati scritti determinati libri, luoghi che sono rappresentati all'interno dei libri, monumenti o piazze, città che vengono esplorate attraverso i libri. Molto molto interessante, lei ha un modo molto bello di esporre le sue letture. Principalmente vado a vedere le recensioni di libri che ho intenzione di leggere per quanto riguarda lei, perché mi piace sentire qual è il suo punto di vista, e credo che questa sia una caratteristica fondamentale per un booktuber. Comunque è molto carina, molto brava, anche i tag che faceva un po' di tempo fa, quelli recenti, non li sto seguendo tantissimo, per i primi che faceva mi ispiravano veramente tantissimo, quindi da seguire. Famosissima, che completa diciamo la triade con Ilenia e Matteo, Julie Demar. Julie Demar è una ragazza che ha un gusto letterario completamente diverso dal mio, salvo per le distopie, but è una ragazza veramente molto molto simpatica, motivo per il quale, anche se parla di libri che non mi interessano particolarmente, mi fa molto piacere ascoltarla, sentire quali sono i suoi commenti, che cosa da dire. Ed è capitato effettivamente qualche volta che magari su un libro che avevo messo in lista, però che non era proprio una mia priorità, che mi facesse cambiare idea
parlando di quel dato libro. Quindi Julie è veramente carinissima, oltretutto spazia molto sul suo canale, non parla unicamente di libri, non più se non altro, ma parla anche della sua vita quotidiana e via dicendo. E ripeto, è una ragazza molto simpatica che ti fa proprio addentrare nella sua passione per la lettura, e soprattutto è una di noi, perché anche lei vive un sacco di volte il blocco del lettore, e io mi sono sentita soprattutto in questo periodo molto empatica con lei, ecco. Quindi Julie, anche lei da seguire, un must per gli amanti dei libri. Questa ragazza che vi sto per nominare è una ragazza che avevo seguito, poi non l'avevo più seguita, e di recente ho riscoperto il suo canale apprezzandolo il doppio di quanto non lo apprezzassi la prima volta che l'ho seguita. Dopo questa tiritera vi presento Sara di Orange Dinosaur Roar, che è una ragazza simpaticissima anche lei, molto esuberante devo dire, ha un tono di voce prima di tutto che ti attira, almeno a me attira tantissimo, perché ha questo tono di voce squillante che non puoi fare a meno di ascoltarla, ecco. Per molti magari è una caratteristica che potrebbe invece allontanare, per me è una caratteristica che mi piace tantissimo, tant'è che io stessa ho un tono di voce squillante, quindi spero che la cosa non vi disturbi, ecco, nel momento in cui andate a vedere i miei video. Sara principalmente è una influencer di fantasy, tra virgolette, i fantasy quelli che vanno adesso di moda, e gialli, quindi sono due generi che normalmente non mi piacciono, ma sentendone parlare da lei comunque mi viene sempre voglia di leggerli. Poi il fatto che io poi non li legga è un altro discorso, però ti fa venire voglia di approcciarti a questi generi. È proprio tanto appassionata soprattutto di Agatha Christie, so che è una delle sue autrici preferite. Un'altra cosa che è una caratteristica tra virgolette marginale per il mondo booktube, però è una cosa per il quale mi piace molto vedere Sara che pratica questa cosa, è il bullet journal. È bravissima nel gestire il suo bullet journal, bravissima a disegnare, a decorare, mi ha ispirato tantissimo 2 anni fa, quando anche io mi sono approcciata al bullet journal per quanto riguarda le viste, per quanto riguarda l'organizzazione generale e soprattutto le illustrazioni. Quindi Sara, persona meravigliosa e soprattutto una bravissima book influencer. Parliamo di un maschietto, Mirko Smith. Mirko Smith è un canale che avevo ignorato per un sacco di tempo ed è un ragazzo veramente pieno di risorse, secondo me. Prima di tutto, il primo video che ho visto suo è stato un tag, e è molto molto bravo a gestire i book tag, i tag in generale, non so perché, ma penso che sia una cosa proprio a pelle, è un sacco bravo a gestire questo genere di video. Per quanto riguarda le recensioni, in realtà lui legge un genere un po' diverso da quello che piace a me, quindi fa parte di quella categoria di book influencer che però parlano di generi che non mi interessano. È bravo a parlarne, però non mi attira chissà quanto. Principalmente di lui mi piace questo format che sono i tag. Un altro format però molto interessante che ho seguito con piacere, magari facendo le pulizie, facendo altre cose, quindi una specie di podcast, Chiacchiere Nerd a Letto. Lui mentre si beve la sua roba praticamente parla di libri, parla di film, di serie TV, di varie cose appunto nerd. Questo è un format che mi piace molto, soprattutto da ascoltare in sottofondo mentre faccio altro. Quindi Mirko Smith, personcina meravigliosa che secondo me dovreste andare a seguire o perlomeno a dargli una possibilità. Altro canale che vi consiglio non solo per i libri ma anche per altre cose che vi andrò a nominare, il canale di Eri Gibbi. Prima di tutto mi piace tantissimo per la grafica, perché è molto semplice però molto ben curata. Mi piace che abbia sempre lo stesso sfondo, cosa che io non riesco a fare e non riuscirò mai a fare perché sono una persona super confusionaria. Non solo è molto brava a parlare dei libri, soprattutto nella sua rubrica Spazio all'emergente, è una rubrica molto interessante e soprattutto molto utile, perché da emergente, anche io non ho mai parlato del mio libro, però comunque da emergente trovo che sia un'idea bellissima il fatto di lasciare appunto spazio a questi scrittori esordienti che hanno bisogno, tra virgolette, di farsi notare. E parlo a una persona che ha aperto addirittura un canale YouTube per promuovere il proprio libro, quindi ecco, questa è una rubrica molto interessante, molto bella, che parla di libri e che Eri Gibbi gestisce in maniera mirabile assolutamente. Ma un'altra rubrica che in realtà non so se è una vera e propria rubrica, ma un tipo di libri, un format, ecco, che porta sul canale Eri Gibbi, che mi ha aiutato tantissimo, è non proprio un format dedicato ai libri ma qualcosa che c'entra, che praticamente è un format, non so, ripeto, se ha un nome, però dove dà consigli per la produttività, per affrontare al meglio il blocco del lettore, dà dei consigli in generale per approcciarsi alla lettura in maniera non pesante o comunque
comprensiva appunto di determinate problematiche organizzative principalmente che può avere un lettore o comunque un lavoratore medio, tra virgolette. E ho trovato questo format molto interessante, ma soprattutto anche molto utile, soprattutto in periodi nel quale avevo il blocco del lettore, non riuscivo a organizzarmi. In quarantena mi è stata utilissima perché comunque grazie ai suoi consigli sono riuscita a riorganizzare un pochino la mia vita giorno per giorno. Si parla di libri in questo canale, ma non solo, anche di tutto ciò che c'è intorno a questa grande passione che è la lettura, quindi il canale di Erigibi è da vedere. Parliamo adesso di due canali, ve li metterò in maniera consecutiva che avete già sicuramente visto se mi seguite da un po', perché l'anno scorso ho collaborato con entrambe queste ragazze. La prima di queste ragazze è Giulia di Piovono Giuggiole, con il quale ho fatto il tag o la challenge, non mi ricordo, sì, il tag Libraia per un giorno. Ci eravamo messe lì a organizzare questa cosa per giorni, per mesi, per un sacco di tempo durante l'estate, perché poi il video è uscito a settembre, se non mi ricordo male. Anche con lei non abbiamo particolari gusti in comune, però apprezzo tantissimo il modo nel quale gestisce il suo canale. Perché nonostante questo si vede tantissimo la sua passione per i libri, si vede tantissimo anche lei quando ha il blocco del lettore, a cosa si approccia per superarlo. Mi piace tanto il modo in cui parla, mi sta molto molto simpatica come ragazza, quindi assolutamente da seguire se vi piacciono i libri. E un altro canale con cui ho collaborato a maggio dell'anno scorso, tant'è che c'è stato in questi giorni il nostro anniversario di seguacità, di followerità, non riesco a trovare un termine adeguato, Andrea di Andrea e Read, che adesso su Instagram si fa chiamare Topo di Biblioteca, se non mi ricordo male. Anche lei persona super simpatica, mi sono trovata molto molto empatica con lei per quanto riguardava la personalità, diciamo, però in realtà anche con lei non abbiamo dei gusti in comune. Tutto sommato, però, riesce lo stesso a influenzarmi, perché ci sono stati dei video suoi nel quale ha nominato dei libri che le erano piaciuti molto, che mi hanno fatto venire voglia di leggerli anche a me. Quindi anche questo è un canale con cui ho collaborato, quindi non sto qua a parlarne ulteriormente come per Giulia. Vi lascerò qua sotto in info box i link ai video nel quale abbiamo collaborato, così vi farete di più un'idea. Comunque andate a dare un'occhiata anche al canale di Andrea, perché anche questo è curato super benissimo, super consigliato. Diary of a Bibliophile di Erika Romagnoli, che non mi ricordo adesso se ha cambiato nome, non ha cambiato nome. Comunque, questo è il canale. Praticamente con lei mi sono trovata subito benissimo a livello di, riparliamo di seguacità, followerità, perché non solo è una ragazza fantastica con il quale mi trovo molto molto empatica, ma abbiamo anche un sacco di gusti in comune, quindi proprio è il connubio perfetto per quanto mi riguarda, per quanto riguarda BookTube. A lei piace molto il genere distopico, è una fan sfegatata di Aidan Chambers, mi ha influenzato al punto che ho inserito praticamente tutti i libri di Aidan Chambers sulla mia wishlist, ma non ho ancora letto niente. Poi Erika ti farò sapere quando leggerò qualcosa di questo autore. È una fan anche di Mark Zusak, che invece ho letto e che mi affascina tantissimo e che lei mi ha influenzato a leggere. In generale, tutti i contenuti che porta, il lavoro che fa, quando ti fa addentrare nella sua vita al di là della lettura, quando parla dei suoi libri, quando parla di altre sue passioni, è una persona veramente fantastica. Ti sa influenzare, o almeno a me fa influenzare tantissimo, ma non in senso di malattia, ovviamente. Erika splendida, proprio, proprio quando io penso a BookTube mi viene in mente subito Erika Romagnoli, perché non lo so, c'è stata proprio una connessione, quindi stupendo. Fantastica, e tra l'altro adesso si è presa, se non mi sbaglio, una pausa. Io ovviamente sto parlando di quando era molto molto attiva su YouTube, adesso è più attiva su Instagram, ma perché la vita ti porta a questo, ecco. Ci sono dei periodi nel quale puoi fare determinate cose, dei periodi che no, e Erika ha spiegato lungamente più di una volta per i motivi per il quale magari il canale non occupa più una gran parte della sua vita, ecco. Però io continuo a seguirla e ogni volta che esce un suo video subito lo vado a vedere, quindi dovete assolutamente seguirla se vi piacciono i libri e insomma le personcine splendide. Altro canale che assolutamente dovete andare a vedere, perché questo ragazzo è super 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 simpatico, è il canale di Andrea Belfiore. Anche qui non abbiamo dei grandi gusti comuni, ecco. Però Andrea Belfiore è super simpatico, gestisce un argomento tra virgolette noioso e difficile da promuovere come i libri in una maniera che non puoi non ascoltarlo, quindi adeguatissimo anche a persone che normalmente non leggono, perché già come persona ti attira.
Ecco, ha un modo di parlare anche per minuti e minuti e minuti di video di quello che gli piace, con battute simpatiche, con intercalare fantastici. E mi ha attratto subito per questo, fondamentalmente, perché quando vai a seguire un canale di libri, apro una piccola parentesi, di norma se la persona non sa coinvolgerti in quello che gli piace, difficilmente poi vai avanti a seguirla. Parla una persona che normalmente legge, quindi figuriamoci una persona che non legge. Io penso invece che Andrea sia una persona che è adattissima per introdurre nel mondo della lettura persone che normalmente non leggono, perché è una persona di per sé, quanto proprio veramente molto affascinante, ecco, ma affascinante non in senso di charm, ma in senso di che ti affascina nel momento in cui parla. Non so, non ho più parole, ecco, insomma. Canale di Andrea Belfiore consigliatissimo, soprattutto se non vi siete ancora mai approcciati alla lettura, vi saprà sicuramente consigliare nella maniera più simpatica possibile delle letture molto interessanti. Poi il fatto che non abbiamo gusti comuni è un altro discorso, però molto bravo in quello che fa, ecco. In ultimo, un canale che seguo praticamente in maniera regolare, perché è bravissima a gestire il suo canale, fa uscire video in maniera molto molto regolare, tant'è che ogni volta che esce un suo video, ovviamente dipende un po' dall'argomento, ma diciamo tre quarti delle volte che esce un suo video vado subito a vederlo, il canale di Gabriella H, Fangirl in Love with Books. Lei l'ho iniziata a seguire principalmente, come per Andrea, per una questione di empatia, quindi il modo in cui parla dei libri mi piace moltissimo. In seguito ho scoperto che molti dei libri di cui parlava, che consigliava, erano anche libri che potevano piacermi, quindi ha contribuito notevolmente ad allungare la mia wishlist, come altri da Instagram, come tutte le persone che vi ho nominato più o meno, ma lei di più, un po' un connubio tra personalità e gusti letterari. Gabriella, anche lei, persona veramente dolcissima, mi piacciono un sacco i video nel quale apre le sue box dedicate alla lettura. Le piace un sacco la Disney, che è un altro punto in comune che abbiamo io e lei. È una grandissima fan della Bella e la Bestia, tra l'altro fa un sacco di video che uniscono un po' la sua passione per la lettura col mondo disneyano. Infatti da lei io trovo un sacco di spunti per letture a tema Disney che mi piacciono tantissimo, quindi lei mi ha influenzato in particolare in questo frangente, e mi piacerebbe un domani un sacco collaborare con lei, perché so che potrebbe uscirne una cosa veramente fighissima per i contenuti che porto io sul canale. Quindi Gabriella, se ci sei, schiaccia play. Gabriella è da seguire anche lei, sia su Instagram che su Facebook, è una delle poche che seguo anche su Facebook, tra l'altro, che su BookTube ovviamente, quindi su YouTube, perché personcina anche lei, super splendida e bravissima in quello che fa. Io spero che nessuno si sia offeso, prima di tutto, degli altri canali che seguo, tranquilli, che prima o poi vi nominerò tutti in una categoria o nell'altra. Se non vi ho nominato, probabilmente è perché non rispettate, tra virgolette, i punti della premessa che ho fatto, e non potevo parlare di tutti, perché io seguo veramente tantissimi canali e tantissime pagine Instagram che parlano di libri. Verrà il vostro momento, tranquilli, piano piano, con calma, non mi posso sdoppiare. Fatto sta che queste persone che ho nominato sono quelle che rispettavano di più il messaggio che volevo lanciare con questo video, anche perché è sempre più difficile trovare persone che leggono, che sanno entusiasmarti per quanto riguarda la lettura, perché purtroppo al giorno d'oggi la lettura non è una passione che accomuna chissà quante persone rispetto a molto tempo fa. Adesso ci sono anche serie TV, film, ci sono un sacco di cose per il quale si può essere appassionati, non ci sono solo i libri, soprattutto i cartacei. Non me la sentivo di nominare tutti, ma avevo bisogno di fare questo video per influenzarvi a mia volta. Magari seguendo qualcuno di questi canali come me, vi farete influenzare positivamente per ricominciare a leggere, incominciare a leggere, riprendere a leggere o leggere ancora di più. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete altri canali da consigliare a me e a tutta la mia community. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social, e se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo sabato 10 con la reaction, non vedo l'ora, perché voglio portarvi un contenuto che vi farà venire un sacco di nostalgia. Invece con il prossimo Gio Consiglia ci vediamo il 29 di aprile. Un bacione!
e ci vediamo alla prossima.